Ma quale sappiate quello che è meglio? Che ci punti che c'è questo consulente? Perché che adesso? Ci può riporto. Hai ragione che ci chiudere tutto i porti. E che è vero pure che oggi si porta con Mazzola, però con Nauce. Tu che lavoratori sono Mazzola l'avvocato. Perché Castelbuono Unita è il partito della coerenza. E infatti all'interno c'è pure il partito. Discussioni interne, cosa ti ha detto? Oh, come tu ci hai detto? Va bene, ma come tu questa informazione? Ancora che non c'è niente di definitivo. Oh, vedete che succede a leggere l'obbio a te? Ma quale avvocato? Quale sale? Paro. Ma che ci si pure campare? Va bene. E allora Eugenio che fa? Lui stava a pè. A pè, a pè. Che da pè a pè? Che non si arrende, che detto sto? Un va, è panzaretta, arriva, mangio un cimone. Che è pistone, nel senso che ammetta, ma non è pezzo. Mi ho fatto i vicini. Compa, nel senso che è pistone, che ammetta. Ah, ti spiego, vado in giù. È come un'altra. No, la divisione è migliore. Ho capito. Come la farfalla. Come la farfalla. Siamo in tempo. Mischi! Eugenio che fate? Io lo sai, ma tutto non si può vedere. Dice che si porta assieme a Poluzzotto l'allarone. Mischi, pur di salire al potere e diventare la massima autorità, Eugenio si va sbattendo di qua e di già. Prima con Maria Sinistra, poi Castelbuono Unita, poi con Carmelo e Focussaro, con Poluzzotto, poi con Castelbuono Unita, con Carmelo e Focussaro, con Maria Sinistra, ma no, Cussaro, perché se sentiva con Carmelo, poi con Stanislao Cussaro, perché Stanislao Cussaro, poi con questo con Poluzzotto, perché prima con Maria Sinistra, no? Castelbuono. Insomma, va, si può dire. In breve, questa è la sua carriera, e l'ha detto tutto. Si può dire che Eugenio della coerenza ne ha fatto la sua bandiera. La facciata la coerenza. La coerenza. Ma allora questa sera non parlate, non parlate. Ma non pare che la capote può essere candidato. Buona va. Allora, compagno, allora è candidato questo, cioè, Peppolelli che si porta con Mari, Norata che si porta con Carmele e Eugenio che si porta con Capuano. Ma se io sapevo che avevo un'orata era come niente, Russo Peppolelli appoggiava Poluzzotto. No, Poluzzotto, Poluzzotto, tutto un genere. Allora, un'orata si porta, diciamo, con Mari, Peppolelli si porta pure con Mari, se non sbaglio. Sbaglio? Sbaglio. Peppolelli si porta con Mari, un'orata poi si porta. Peppolelli e Mari assieme non ci può stare, che si scelte. Ma che no, Peppolelli non ci può stare. E lei è con allora lei è con Norata e con Carmelo, Carmelo è con Norata. Allora facciamo così, mettiamolo tutta così. Perfetto, non scorrere di canale. Allora, tu hai a Norata e a Mario. Ci siamo? Quello è. Norata è a sinistra. Allora Mario appoggia a Norata. Perfetto. Caccia un team. Non è la cosa del capo! Caccia un team a Tommanelli e caccia un team a Peppenelli. È un team. Ora io invece mi piglio. Come piglio? Aspetta. È Eugenio! E Poluzzotto. E Poluzzotto una. Oh, Eugenio appoggia Poluzzotto. Aspetta. E Carmelo! Certo, ma un po' impressione pensare che una volta la politica si faceva con passione. Ma si tempo ormai purtroppo con niente. Nel primo scasso per fare politica è diventato un mestiere. Per ogni problema, ma la forza di comando si sente.
lasciamo a chi sotto sotto tiene banco a questo gioco. I due protagonisti, i nostri mangiafuoco. Sì, perché possiamo dirlo senza troppa retorica. A Castelbuono sono loro a muovere i fili della politica. Sanno pigliato a mala parola, come i cani, sanno sciarriati. È vero che fino a 5 anni fa erano scritti come i frati. I satini in voce, accuso, contro accuso, e se potevano s'avessero tirato pure i capelli. Perché come i peceretti. Anzi, forse peggio di peceretti. Un professor Peppinello ha aiutato cercando un furretto e contro l'amministrazione ha puntato sempre lui. Pietro che per ripicca o sinno che ci ha fatto la carina, facendo opposizione vanno e hanno pure i polarei. Ma un sindaco che fa il posto da rimessa, non sanno i falli da ritta, ci ha risponduto che tiene sempre a dritta. Ma il professore non se lo assegnava, ripetendo sempre gutta lapide un caot. Manco capisci l'italiano, non so io dove capire la tempra. E tanto questo, tanto sto momento l'aspettavo, fino a quando la luce per davvero a me l'ha tutto sangue. E poi la gara d'appalto, e poi un'email mannata, se vede a sapere che l'assessore del Polito come una avanchiata. Ha detto, mo Caruso non ha fatto niente. Sì.